Oggi la CP Golden Classic ha un padrino d'eccezione, il 15 volte campione del mondo Giacomo Agostini. Possiamo chiederle cosa ha provato nell'aprire un torneo così importante e che ruolo pensa che un torneo di questa portata possa avere per la sua città natale, per Bergamo, anzi non è Natale, per la città Dove dove vivo? risiede, Beh, dove vive. effettivamente come tutte le prime volte è emozionante, naturalmente, sapendo poi l'importanza di questo gioco, di questa partita. Quindi sì, ero emozionato perché anche mi sentivo un po' responsabile, dico, ma la mossa sarà poi quella vincente, speriamo di sì, per questo giocatore. E per Bergamo, fuori dai dubbi, è sempre un evento importante, si parla della città, si fanno vedere tutte le cose belle che ha Bergamo e quindi senz'altro è sempre una cosa molto, molto importante e interessante per tutti, soprattutto per la città di Bergamo. Anche se una partita di scacchi in realtà si può consumare in un tempo relativamente breve, i giocatori si preparano a lungo per affrontare l'avversario del giorno. C'è qualche somiglianza tra questa preparazione e l'intensità di questa concentrazione e il modo in cui un pilota, si prepara alla gara? Beh, senz'altro studiare l'avversario credo che sia doveroso per tutti gli sport. Quindi anche noi nel motociclismo cerchiamo di capire l'avversario, cosa può fare e cosa non può fare. Naturalmente durante la gara possono cambiare tante cose, quindi devi cambiare, anche devi essere pronto a cambiare anche strategia e sistema di gara, insomma, anche se poi alla fine non è che si distolga molto, quindi credo anche che la partita a scacchi sia la stessa cosa. Anzi, credo che sia molto impegnativa perché rimanere 5 ore seduti, concentrati, non è facile. In moto dopo un'ora abbiamo finito, quindi solleviamo gli occhi al cielo e diciamo finalmente è finita. Questi invece, come appunto ho saputo, tante volte arrivano a 5 ore, quindi penso che sia uno stress incredibile. Lo è, però per noi è stato un enorme piacere averla con noi e a nome di tutti gli scacchisti d'Italia e del mondo la voglio ringraziare per la sua cortesia e la gentilezza. Grazie a tutti voi and bye bye to everybody. Hasta luego.